cieli. Dal 2013 sino a oggi l'Unital si ha raccolto dei dati sconfortanti attraverso lo sportello Roma per tutti, secondo i quali il 40% delle famiglie romane con figli disabili preferisce non farli uscire. Solo il 20%, come definirli, più temerari, sfidano le barriere architettoniche e la sostanziale mancanza di servizi avventurandosi fuori casa. Entriamo nel merito di questa triste statistica con Alessandro Pinna, presidente della sottosezione Unitalsi di Roma. Ben trovato, presidente. Grazie, buongiorno. Ecco, 1500 famiglie intervistate aventi bambini disabili, una fascia evidentemente particolarmente fragile. E come avete stimato in questa vostra indagine appunto la difficoltà oggettiva di queste famiglie romane? Dunque, la loro difficoltà è proprio quella, come diceva lei prima, di uscire e di affrontare le difficoltà che si trovano a Roma con le barriere architettoniche e, mi permetto di dire, sì, anche barriere architettoniche mentali, che spesso sono peggiori dello scalino, perché certo, qualche volta la scala è superabile e spesso invece la barriera architettonica mentale è più difficile da superare. Questo è emerso in questa intervista che noi abbiamo fatto alle famiglie che si sono rivolte a noi, che hanno bambini con difficoltà e ci chiedevano proprio un aiuto, semplicemente solo accompagnandole a fare fisioterapia ai bambini, accompagnandole a fare, insomma, quegli atti quotidiani che ogni famiglia compie durante la propria vita. Dottor Pinna, le chiedo una cortesia, se si può avvicinare un po' al cellulare, perché la linea è... Sì. Ecco, perfetto, ecco, così lo sento chiaro, chiarissimo. E, tra l'altro, voi avete rilevato che le famiglie con bambini disabili a carico, evidente, quasi tutte sono monoreddito, perché uno dei due genitori deve rimanere a casa con il figlio, quindi alla disabilità si aggiunge anche una fragilità economica non indifferente. Purtroppo una fragilità economica per due motivi. Uno, perché spesso uno dei due insomma, genitori lascia il proprio posto di lavoro, ma una seconda situazione che purtroppo in qualità di uomo mi fa anche un po', insomma, vergognare, il fatto che molti papà se la danno a gambe lasciando la mamma sola con il bambino. Purtroppo questo è emerso da questa indagine che abbiamo quanti fatto. Quanti casi sono a Roma? Voi avete la vostra indagine è focalizzata sul territorio di Roma, se non sbaglio. Roma, sì. Ecco, sì, 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 quanti di loro hanno abbandonato il tetto familiare a seguito di... Guardi, purtroppo un buon 60%. Come si può fornire un aiuto concreto a queste mamme sole? Noi come Unitalsi ci stiamo provando da tanto tempo, non soltanto e semplicemente facendo i pellegrinaggi, facendo attività con i bambini, ma anche organizzando diciamo così, dei corsi con un confronto anche con psicologi, psicoterapeuti, psichiatri. Abbiamo appena fatto da poco un corso di handicap e sessualità, perché i ragazzi crescono, le mamme sono in difficoltà, un altro motivo per cui si chiudono dentro casa, perché non sanno gestire chiaramente il ragazzo con difficoltà la propria sessualità e quindi si creano poi delle situazioni che i genitori, le mamme in particolar modo, vergognandosi, preferiscono rimanere chiusi dentro casa ed evitare questo problema. Noi al di là appunto, ripeto, delle attività ludiche, dei pellegrinaggi, ci stiamo attivando perché cerchiamo di seguirle un po' durante tutta la loro vita, capendo quali sono le priorità e le necessità. È chiaro e evidente che noi a tutto non riusciamo a arrivare, certo, purtroppo le carenze degli enti locali le sappiamo tutti, però ecco, noi siamo volontari e ci mettiamo del nostro impegno e, insomma, per cercare di alleviare, perlomeno cercare di arrivare ai problemi più urgenti. Quali sono gli svaghi che si può permettere una famiglia di questo tipo? In quali luoghi può recarsi? Quali sono le attività estive alle quali può segnare il proprio figlio?
Guardi, onestamente parlando con loro, il problema principale è il fatto che ci sono centri estivi, centri diurni, sono tutto quanto, ma c'è poca integrazione, cioè nel senso che ci sono centri dove vanno soltanto ragazzi con difficoltà. Il nostro impegno, la nostra sfida è che ci sia un'integrazione. Certo. Noi abbiamo fatto il soggiorno estivo in collaborazione con il CEIS di Don Mario Picchi, dove i volontari del CEIS sono venuti a darci una mano a Castel Gandolfo, dove c'era l'integrazione. Abbiamo fatto soggiorni al mare, abbiamo in programma una gita a Genova a settembre, ma dove ci sono famiglie con bambini in difficoltà, con fratellini, dove ci sono famiglie che non hanno nessun tipo di problema, di difficoltà da questo punto di vista, ma insieme si fa una grande festa, cioè l'integrazione. Questo è quello che emerge spesso anche con i colloqui con le mamme, che ci dicono: da voi all'Unitalsi i figli non sono guardati con occhi diversi, sono tutti uguali, e questo è il nostro impegno quotidiano. Allora, si vuole anticipare, insomma, raccontare questa gita di settembre, così diamo comunicazione anche ai nostri radioascoltatori, qualora ci fossero alcuni interessati appunto a parteciparvi. Dove andrete? Che farete? Sono tre giorni, sì. Venerdì, sabato e domenica, partiremo da Roma, ci fermeremo vicino Viareggio dove pranziamo, proseguiamo per Genova, faremo la visita all'acquario, il giro in battello per il porto di Genova, visiteremo il centro della città e poi l'indomani faremo la messa al santuario della Madonna della Guardia. Tornando per Roma ci fermiamo a Pisa, quindi visitiamo anche Pisa e poi torniamo a Roma. Ecco, un momento anche culturale. Devo dire che noi come Unitalsi abbiamo il percorso, per esempio, per le famiglie e bambini in missione di pace, dove l'abbiamo portati in Terra Santa, Barcellona, Parigi, Roma, e nel 2015 a settembre, a luglio, saremo proprio a Praga. È chiaro e evidente che le famiglie dicono, soprattutto andando all'estero, cioè, si appoggiano a noi in tutto e per tutto, cioè noi andiamo là, verifichiamo gli alberghi, verifichiamo le dimensioni del bagno, insomma, certo. Cerchiamo di rendere fluido tutto il pellegrinaggio, e quindi con noi stanno tranquilli. Evidentemente, soprattutto andare all'estero, hanno delle difficoltà. Volevo chiederle, Presidente Pinna, quanto è vero che l'ambiente socioculturale fa l'handicap? Di una scala, perché una scala con quattro braccia può essere superata, certo. Mentre purtroppo quando ci sono delle carenze anche dal punto di vista culturale eccetera, diventa veramente complicato. Però se noi non possiamo intervenire sull'aspetto della menomazione, del deficit, possiamo invece fare molto nei confronti dell'ambiente fisico e sociale. Dovremmo almeno. Certo, dovremmo, noi cerchiamo di farlo. Cosa pensate di concretizzare, tramutare attraverso questi dati che avete raccolto, magari in delle battaglie o comunque degli interventi a misura del disabile? Certo, noi cerchiamo di avere intanto un interlocutore con gli enti locali, sì. Visto che noi siamo sul campo di battaglia tutti i giorni e quindi abbiamo dei dati certi alla mano, e quello che cerchiamo è che ci sia un ufficio, delle persone all'interno delle istituzioni locali che si occupino di queste, cioè si rendano conto di queste situazioni. Il problema perché noi abbiamo fatto questo? Anche perché spesso succede che le grandi associazioni, quindi ci sono delle malattie che dietro hanno delle associazioni forti, ma ci sono delle tante malattie rare dove dietro veramente non hanno nessuno, e quindi ecco, noi vogliamo farci portavoce proprio degli ultimi, come dice Papa Francesco, delle periferie, degli ultimi, e quindi ecco dove è nato un po' questo progetto e questo programma. Presidente Alessandro Pinna, un'ultima battuta. Lei come è approdato all'Unitalsi fino a divenire poi tra l'altro presidente della sottosezione di Roma? In qual modo? Ecco, io
sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana, cattolica, e sentivo sempre parlare di Lourdes, del treno bianco, eccetera, e sempre volevo in qualche modo voler partecipare, però non ne sapevo come, quelle cose che tu senti da bambino, mia c'era andata, mi aveva portato le foto, eccetera, e volevo in qualche modo andare, però io devo essere sincero, all'inizio il rapporto con la malattia per me è stato sempre, avevo paura, non ero spontaneo, quindi ce l'avevo questo pensiero, però poi pensavo, dico, non sono in grado. Un giorno facendo parte di un gruppo parrocchiale mi è stato proposto di andare, dice andiamo. Io senza pensare, senza far niente, mi sono iscritto, sono partito, sono arrivato alla stazione Ostiense, ero disperato, quasi quasi dico adesso torno indietro perché non ce la faccio. Sono salito su quel treno che mi ha portato a Lourdes e sono tornato e non sono mai più sceso, anzi ho continuato a lavorare. Sì, adesso lo porta il treno, lo guida. Da quanti anni? Questo accadeva quanti anni fa? 20 anni fa. 20 anni fa. La ringrazio e potrei, mi dica. Lasciare. Infatti, questo volevo chiederle, esattamente. Che magari può essere insomma di aiuto. 800 062 026. Bene, allora questo è il numero verde per parlare con l'Unitalsi e saperne di più su tutte le loro attività. Io ringrazio il presidente della sottosezione Unitalsi di Roma, Alessandro Pinna, al quale auguro buon lavoro. Presidente, grazie. A presto. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Bene, finisce qui questo incontro Radio Vaticana Italia, almeno per quanto mi riguarda. Io saluto e